Allora, Presidente Vitale, la festa dell'atleta 2022, ancora prima di parlare del circolo Lauria, io vorrei chiederle della figura dello sportivo e dello sport che in una fase post-pandemica, come dire, è quantomeno un alleato dei giovani, ma anche dei meno giovani. Per noi il ritorno alla normalità, se normalità si può chiamare quella che stiamo vivendo adesso, sicuramente è una cosa dura, auspicata ma dura. E comunque il periodo pandemico ci ha lasciato sicuramente uno strascico di disaggregazione, di paura proprio, ma lo stiamo superando a poco e tornare alla festa dell'atleta, l'ultima l'abbiamo fatto nel 2019 come Club Lauria, perché nel 2020 e nel 2021 siamo stati costretti per motivi pandemici ad evitare. Questa volta abbiamo voluto fare assolutamente rispettare l'appuntamento, abbiamo preso il Cinema Gaudium proprio perché volevamo avere molto più spazio di quello che ci sarebbe servito per i nostri oltre 200 atleti. Festeggiamo i canottieri, festeggiamo i velisti, festeggiamo i surfisti e lo facciamo con tanto piacere, festeggiamo i loro allenatori, ma soprattutto festeggiamo le loro famiglie, che sono il nostro sponsor migliore, che sono i nostri partner ideali per fare crescere questi bambini e farli diventare atleti importanti, così come lo sono stati nel passato tutti i nostri. Cito solo Checco Bruni per parlare di Olimpiade, per parlare di Luna Rossa e per dire che dovrebbe essere l'obiettivo di ognuno di loro, ma solo uno riesce a ottenere questo obiettivo, devono fare tanti sacrifici e quando c'è uno che arriva noi siamo tutti felici perché siamo una squadra e gioiamo di quelle che sono le felicità di ognuno di noi. Lo sport ha questa funzione, la funzione di salvare la vita, mi faccia usare questo termine virgolettato, un po' per tutti. Noi siamo orgogliosi di ricominciare a vivere lo sport in tutta la sua, diciamo, bellezza, quindi non soltanto nella parte agonistica ma anche nella parte sociale, che è quella che poi a noi interessa, perché i risultati e le performance sono importanti, ma è ancora più importante crescere seguendo i valori dello sport, che sono aggregazione, accoglienza e spirito di sacrificio. E questa festa è assolutamente indirizzata verso questi obiettivi. Sarà un 2023 di assestamento, nel senso che abbiamo fatto una stagione chiaramente molto impegnativa sotto il profilo degli eventi, sotto il profilo di tutti gli appuntamenti sportivi e non legati alle celebrazioni. Il 2023 continueremo sul solco del 2022, però concentrandoci un attimino poi ora sulla programmazione delle squadre, insomma, abbandoneremo un po' la parte degli eventi sportivi a favore un attimino dei progetti poi delle singole classi giovanili del club. Si ricomincia dalla Rotta dei Florio, giusto? Assolutamente, Rotta dei Florio, appuntamento sempre in maggio 2023, quest'anno abbiamo avuto l'onore e il piacere di accettare l'assegnazione del campionato nazionale d'aria all'interno della nostra manifestazione, quindi ancora di più a testimonianza di quanto sia piaciuto l'evento e quanto poi questo tratto di mare e questa costa sia attrattivo dal punto di vista delle competizioni veliche.